il mare siciliano continua a restituire importanti tesori archeologici. La campagna di ricerche di agosto ha infatti consentito di recuperare un altro rostro in bronzo, rimasto adagiato per oltre 2200 anni a circa 80 metri di profondità sul fondale a nord-ovest dell'isola di Levanzo. Era infatti il 10 marzo del 241 a.C. quando romani e cartaginesi si affrontarono nella decisiva battaglia delle Egadi, che si concluse con la vittoria schiacciante delle navi della Repubblica. Il trionfo segnò la fine della prima guerra punica e, per Roma, l'inizio dell'egemonia sul Mediterraneo. Salgono così a 27 i rostri ritrovati a partire dai primi anni 2000. Micidiali armi di distruzione, i rostri erano applicati sulla prua delle navi da guerra e consentivano di speronare facilmente le imbarcazioni nemiche causandone il rapido affondamento. Il rostro appena trovato è stato recuperato dai subacquei della SDSS con l'ausilio della nave oceanografica da ricerca Hercules, che negli anni ha permesso, grazie alle sofisticate strumentazioni presenti a bordo, anche l'individuazione e il recupero di numerosi altri reperti riguardanti la battaglia. Le acque teatro dello scontro hanno restituito, nell'ultimo ventennio, anche 30 elmi del tipo Montefortino indossati dai soldati romani, oltre a due spade, diverse monete e un considerevole numero di anfore. Il rostro numero 27 è stato trasferito nel laboratorio di primo intervento nell'ex stabilimento Florio di Favignana ed è già al vaglio degli archeologi della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana. Le sue caratteristiche sono simili a quelle degli altri già recuperati nelle precedenti campagne di ricerca, nella parte anteriore una decorazione a rilievo che raffigura un elmo del tipo Montefortino con tre piume nella parte superiore, mentre le numerose concrezioni marine non consentono ancora di verificare la presenza di iscrizioni.